Stiamo per iniziare la nostra puntata di Fumble, ma prima ci volevamo prendere 2 minuti per condividere la bellissima iniziativa che ha fatto partire il nostro Nicola De Gobbis per reagire a un bruttissimo articolo che è meglio non citare. Non siamo furri. Peccato però, sarebbe stato Sarebbe più stato molto divertente. divertente. Volevamo dire la nostra e soprattutto rispondere, perché mi piace molto questa cosa di Nicola, che ha risposto in maniera positiva invece che a insulti, come hanno fatto in molti e come avrei fatto anche io, e ha lanciato questa iniziativa in cui dobbiamo parlare su cos'è il gioco di ruolo per noi, se abbiamo qualcosa di attivo nel sociale e perché ami il gioco di ruolo, perché abbiamo visto che comunque questo gioco di ruolo per noi è un po' più che un giochetto con dei dadi e tre imbecilli che giocano. Di solito siamo Pensavo più di siamo noi in tre, 5, ma quindi oggi siamo un po' di sei, meno. Sei sei. imbecilli che ci giocano. Quindi, io farei iniziare a voi. Se no Simone, che è il più giovane di noi qui. E per età e per Spanne. anzianità Per di età e per Fumble. anzianità di gioco anche in generale, perché Fumble siamo online da 6 anni, ma io e Claudio giochiamo da più di 20 anni. No, io non da così tanto. Io da più di 20 anni. Avevo iniziato col manuale del Master da solo, il manuale di mio fratello. E Simone invece Comprendo. quasi non ci arriva a 20 anni. No, arriva a 30. Quindi, Giusto, Simo, non infatti, arriva non a arrivi a 20. 20 anni. Visto Arriva a che 30. immagino sia scontato, visto che facciamo questa cosa da 6 anni, andiamo live per far conoscere anche i giochi di ruolo, vari tipi di giochi di ruolo, vuol dire che amiamo il gioco di ruolo. Altrimenti non lo faremmo. Perché tu ami il gioco di ruolo? Perché amo il gioco di ruolo? Si parte dall'adolescenza, direi, che è stato uno dei mezzi per cui sono riuscito a creare i primi gruppi di amici fissi, fedeli, che ci si riuniva tutti a un tavolo per fare un qualcosa di collaborativo insieme. Che non fosse il Monopoli o Riti la partita. satanici o... Ovviamente. Che non fosse il Monopoli o la partita di calcetto, quindi giochi che facevi un pomeriggio e si concludevano lì. È il primo e vero gioco da adulto definibile che ho cominciato a fare e con cui ho trascinato altri miei amici all'interno, sempre per parlare di gruppo satanista ovviamente. Chiaro. E devo dire che oltre ad aver trovato riscontri positivi in queste amicizie che poi sono durate fino ad oggi, quindi si è creato un gruppo che è un gruppo di secondi fratelli, quando si dice gli amici sono i fratelli che ti scegli Sì, nella perché vita, è la comunque realtà. Quindi nelle avventure che hai nel gioco di ruolo, come anche quelli che fanno poi teatro, improvvisazione, solo che qua ti scegli tu il personaggio. E hai un narratore che ti dà la scena come in qualsiasi prova di sì. improvvisazione. Ci sono dei legami che sono un po' diversi dal siamo andati a scuola insieme. Noi abbiamo ucciso un drago insieme. Claudio è quasi morto cercando di salvare la regina per sconfiggere il drago, proprio andando sul banale. Ma andando su, anche Per sul più noi idiota. Claudio ha sconfitto il drago, non è stato il suo personaggio Jacob o chissà che altro, è stato Claudio a sconfitto. Ti ricordi quando hai sconfitto il drago? Oppure ti ricordi quando hai fatto quel tiro di carisma negativo e hai fatto uno con il nano? Ed è scoppiata la rissa del bar, No, hai dato fuoco alla che è sempre meglio che fare taverna. una rissa in un bar vero, comunque. E comunque il gioco di ruolo cos'è innanzitutto? È quel uscire, cercare di creare, oltre la tua fantasia e con altri, una realtà che sta al metà fra la fantasia e il vero. È quella valvola di sfogo, è quel Ma far secondo te uscire, quel ha creare, e inoltre delle cose utili per il sociale? per il Io butto lì, sociale. giusto perché non l'aveva citata Nicola nel suo live, ma sempre parlando di Critical Role, che è un enorme fenomeno di Dungeons & Dragons e giochi di ruolo, loro i primi anni hanno raccolto centinaia di migliaia di euro per un'associazione che si chiama 826LA, che usa quei soldi per fare corsi di scrittura creativa per ragazzi dai 6 ai 13 anni, tra i 6 e i 13 anni, corsi di improvvisazione. Scrittura E abbiamo sì. anche All You Can Play for Charity in Italia che All You ha Can Play for Charity, che ha raccolto raccolto per essere in Italia un 12.000 sacco di soldi. euro. Chiaramente quelli di Critical Role hanno una cosa, però non ci sono cause una migliore dell'altra, ma sicuramente sono cause che hanno avuto un po' più di luce,
grazie al gioco di ruolo. Nel mio piccolo a Prato avevamo l'associazione di giochi di ruolo in cui trattenevamo i ragazzi i pomeriggi. Poi c'è anche appunto Kids and Dragons, lo fanno con i ragazzini. Io sto per iniziare a giocare con i miei nipoti. Giochiamo, organizziamo del gioco online con della gente che non gioca un sacco di tempo. E più che altro, secondo me, il gioco di ruolo è bellissimo anche perché, oltre a tutto questo, anche perché se riesce a unire persone che non si sarebbero probabilmente trovate in alcun modo, e noi lo vediamo soprattutto con il podcast, c'è un sacco di gente che ci dice che ha iniziato a giocare o solo che ci ascolta e gli teniamo compagnia, sì, mentre la fanno il pendolari la maggior parte, o viaggi, o scrive una tesi, tipo te che tu ci hai ascoltato così. Oppure c'è gente che dice: ho iniziato a giocare da 10 anni che non giocavo, vi ho ascoltato, ho ripreso un gruppo di miei amici che non sentivo da un bel po' e adesso giochiamo tutte le settimane, siamo già a 1 anno della nostra campagna. Dove la trovi una cosa del genere? Se, giochi da tavolo sono bellissimi anche loro, ma Monopoli o passando ai giochi anche quelli più grossi, quelli che piacciono a Claudio, tipo le Case della Follia, non sono dei gruppi così uniti, perché sono dei gruppi che... Non con il gioco di ruolo diventano amici e compagni di avventura. E le cose che accadono sembrerà un po' brutto perché non è troppo estraneazione dalla realtà, ma è sì, ti estranei dalla realtà, ma è anche a un certo punto si inizia a fondere il personaggio con la persona. Mm-hmm. E anche la persona stessa, di solito quelli che iniziano mettono una gran parte di se stessi nel personaggio. Gli permette anche di scoprire parti di loro stessi, vero, sfogarsi. È quello che succedeva con i ragazzini piccoli. E questo, secondo me, non ci sono altri media, se vogliamo parlare di media in questo caso, che permettono di fare una cosa del genere. Quindi per questo io amo il gioco di ruolo. No, perché molto spesso poi ti dicono: ah, allora è simile al teatro. Io tutte le volte gli dico di no, perché un conto è il teatro dove è tutto su un binario, non puoi uscire. Nel gioco di ruolo è tutto il contrario. È come il teatro, ma la parte quella di improv del teatro, dove però tu ti scegli il personaggio, dove il narratore ti dà lo scenario. Ti dà lo scenario e lo scenario si evolve a seconda delle scelte, esatto, di tutti i giocatori. E lì impari l'improvvisazione, ad agire, a reagire, a prendere certe scelte e comprarle nel futuro vedendo le conseguenze. Istruisci anche la persona, quindi, oltre a aiutare anche altri. Per me Simone giocate. Claudio. Beh, per me è evidente che il gioco di ruolo sia una parte fondamentale della mia vita, un po' per il podcast, un po' perché ho un dado da 20 tatuato sul braccio, un po' perché ho aperto una casa editrice, quindi ci ho buttato tutto me stesso e mi ci butto tutte le settimane. Non solo per quello che avete detto voi, ma perché comunque secondo me è una delle forme di narrazione condivisa, forse una delle uniche forme di narrazione veramente condivisa, migliori che esistano. Un sacco di volte ripenso alle storie che avevo in testa io e a come sono cambiate mettendo in gioco qualcun altro. E io non mi sarei mai legge lo scontro con i giocatori. Non mi sarei mai immaginato delle cose che sono successe. Ci sono stati dei momenti molto toccanti, ci sono stati dei momenti commoventi. Quando abbiamo fatto, ad esempio, la puntata a Torino di Clotos. Come è andata a finire quella cosa senza delle altre persone che ci avrebbero che giocavano quella cosa, nella mia testa non sarebbe mai stata così viva, certo, perché invece riuscire a rendere vivo per non solo chi ci sta giocando ma anche per chi ascolta una storia che può anche essere semplicemente divertente la maggior parte delle volte, ma che è anche in grado di diventare una operazione catartica, perché ci metti dentro magari delle parti di vissuto, magari ci rivivi delle cose che tu stesso hai vissuto in passato e che stai riascoltando, e il solo sentire che qualcun altro ne parla ti permette di passare oltre e vedere e le cose in un altro modo. Mettersi in gioco in questo modo è anche in un ambiente controllato, perché se hai una narrazione condivisa in alcuni giochi o un master, quello che è, comunque le tue azioni hanno una reazione, di solito si tende al plausibile realistica, quindi è un ambiente controllato dove tu puoi sperimentare delle cose che magari nella vita reale non potresti, perché antisociali o perché pesanti e non te la senti, perché sei un introverso. Io ho conosciuto gente che si è dedicata a storie d'amore in gioco che l'hanno aiutate poi fuori dal gioco, e non penso che sia limitata a questo, penso che sia limitata
tutto. Io probabilmente senza i giochi di ruolo sarei. Sono un nerd, ma sarei il nerd che non esce di casa tutto il giorno e non parla con nessuno. E questa socialità anche che mi fa andare in radio, in web radio una volta a settimana, è solo per il gioco di ruolo, perché se Claudio non mi invitava a fare Fumble, io probabilmente adesso stavo a casa a giocare a Sekiro. Bellissimo. Quindi io non volevo prendere 50 minuti. Perché volevamo fare una cosa breve in modo che potesse ascoltarla e capire quanto è importante per noi, però a quanto pare è difficile dire in 2 minuti tutto quello che ci piace del gioco di ruolo e siamo in tre. Fossimo stati tutti e sei, sarebbe durato 20 minuti. Quindi io amo il gioco di ruolo, poi metteremo anche gli hashtag perché è giusto che la cosa sia risaputa. Grazie Nicola per averci dato l'opportunità di dire la nostra Grazie. e di essere partito con la cosa, perché ovviamente senza questa goccia che ha fatto traboccare il vaso avremmo continuato tutti normalmente. Mi fa molto piacere che ci sia un po' più di, come si dice, di Attenzione. attenzione a questa cosa, anche perché siamo nel cazzo di 2019, sai, giochi satanici e tutto quanto, a meno che il gioco non sia un piano veramente magico per intrappolare il diavolo e fare in modo che non distrugga il mondo. Mi sembra un po' una vaccata. Che dici? E quindi dagli amici brufolosi di Fumble, questo direi che è tutto per questo. Andiamo a fare la puntata. Ciao a tutti, evviva il Ciao, gioco di ciao. ruolo!